Devo dire che questo personaggio c'era già, c'era quando ho letto la sceneggiatura di Roberto, Margherita e Fabio, e Lucio, scusate. Elena c'era già, la vedevo. È una madre, sì, dolorosa, ma è anche una madre militaresca in generale, che ha abdicato alla sua femminilità, alla sua sensualità, per ricoprire questo ruolo e per proteggere questo figlio e creargli questa sorta di Truman Show dal quale non può uscire. Per quanto riguarda il lavoro che è stato fatto con Roberto, ripeto, partivamo già, insomma, da un testo strutturato. Il regalo che mi ha fatto 10 giorni prima delle riprese, mi mandano una mail nella quale mi dice i tempi saranno molto stretti perché abbiamo avuto solo 4 settimane per girare, per cui non avremo molto tempo per le parole, mi affiderei alla musica. Per cui ti mando una playlist con delle musiche per ogni snodo psicologico e narrativo del personaggio, anche degli antefatti addirittura, quindi precedente alla storia di Elena, per farti capire secondo me chi è lei. Ti prego di fare la stessa cosa reciprocamente con me e di mandarmi le tue di musiche se ne usi per preparare i personaggi, e questa era una cosa che io già facevo. E ti prego inoltre di portare tutta questa musica sul set. Tu avrai il tempo durante una pausa e l'altra, o prima di iniziare a girare veramente, di poter entrare in temperatura col personaggio. È un regalo. I registi di solito, almeno quelli con i quali ho lavorato io, non sono soliti fare dei percorsi di questo tipo, non affidati alla parola, ma affidate unicamente all'emozione. Per cui io ho fatto un film in musica, grazie Roberto, e poi mi ha dato delle indicazioni sempre molto, molto puntuali, molto sintetiche anche, ma molto molto precise. Lui arrivava ogni giorno sul set, cosa anche questa abbastanza desueta, con lo storyboard di ogni inquadratura fatta al computer. Per cui c'era una chiarezza straordinaria, il film esisteva nella sua testa, nella sua mente. Sicuramente Villa dei Laghi e la casa ci ha aiutati tutti, credo di parlare veramente per tutto il cast, a entrare in questa atmosfera, perché questo è veramente un film di ambiente, appunto di atmosfera. Per quanto riguarda invece il ruolo e come io ho lavorato su questo ruolo, diciamo che sono dovuta andare a sfrugugliare dei lati abbastanza torbidi, molto bui della maternità, perché di fatto questo film è un film che tratta temi squisitamente universali e uno di questi forte è la maternità. È la maternità, ma nel lato quello un po' meno dichiarato, un po' meno da copertina. Sono i lati quelli legati al fatto che questo figlio che nasce dalle tue viscere, e questo aspetto fisico è fortissimo per una madre che partorisce il figlio, sono madre, quindi lo so. Ha però dei risvolti anche inquietanti, nel senso che è molto difficile lasciare andare la propria creatura, perché è una creatura. E nel momento in cui lo partorisci sei pronta ad uccidere chiunque si avvicini e provi a toccartelo. Quindi io sono partita da questa dicotomia fortissima che ho sentito nel momento in cui ho partorito il mio primo figlio, perché quello è qualcosa di quasi ctonio, no? È qualcosa di così ancestrale. E su quello sono partita. E poi chiaramente devo dire che il lavoro che è stato fatto non solo da Roberto, ma anche da tutti, dalla scenografa Francesca Bocca, che ci ha addirittura portati ancora più dentro alla villa, Cristina Odisio per i costumi, perché ogni costume è stato scelto, tra l'altro cercando di sempre imbrogliare lo spettatore, perché un'altra cosa molto difficile di questo film è il fatto che c'è un depistaggio continuo, non sappiamo mai in che tempo e in che spazio siamo. E anche dal punto di vista dei costumi credo sia stato fatto un lavoro straordinario. È raro riuscire a incontrare un personaggio del genere in Italia oggi, è raro leggerlo, per cui non posso che ringraziare Roberto per avermi fatto questo regalo. Grazie. Intanto, vabbè, io per certi tipi di film come questi avrei vita a nozze, perché in Italia sta roba qua non si fa, e quindi quando un regista ti dice guarda devi fare questo personaggio, lì per lì ci stai un po' attento, dici aspetta, infatti quando sono andato al casting e ho incontrato Roberto, sono entrato molto, come dire, ora voglio
voglio sapere sto moccioso che cosa vuole fare. E niente, invece mi sono bastato pochissimo che mi sono subito fidato, perché Roberto aveva subito le idee chiare e gli ho detto: guarda, io le facce non te le faccio, no, questa roba qua scordatela, perché non, cioè, o mi metti in una situazione di farle, o se no, no, assolutamente questa roba non si fa così. E quando ho cominciato a lavorare sulla sceneggiatura, che era per stile, non aveva pochi elementi, perché insomma non avevamo molti elementi di dietrologia del personaggio, così, allora io ho cercato di fare tutta la parte alla fine. E quando ho incontrato il cast, quando ho visto la casa, quando ho capito come girava, perché girava a quadri, con movimenti macchina molto precisi, allora ho detto: io qui non mi devo muovere, sono questo, c'è scritto questo, e ho cercato di asciugare il più possibile il disegno che avevo fatto studiando, vedendo, guardando, osservando, e soprattutto lasciandomi così tentare in quello che poi per un attore che fa personaggi del genere trova un grande divertimento, perché ti danno un po' la licenza di uccidere, no? Che in teoria mi piacerebbe anche nella vita ammazzare un po' di persone, però non potendo, perché non si può. E allora invece in cinema sì, capito, dici: cacchio, ora mi diverto. E allora quando ho preso la piccola Ginevra, l'ho messa sul letto, gli facevo l'elettroshock, devo dire è stato molto, molto interessante. Cose non te le fanno fare, capisci? Ti fanno fare Harry, vale migrante, cose, e poi della storia di lui che si lascia con lei, no? Qui dice: guarda, devi uccidere, devi fare, devi bere il whisky, sì, fammi fare ancora di più queste cose. Perché noi siamo un po' condannati, noi poveri italiani, a uscire un po' triste, quindi se... E invece con Roberto finalmente un impeto d'orgoglio in una situazione abbastanza agghiacciante, con un altro personaggio, appunto la casa, fondamentale. Cioè, che fai quando hai una scenografia così? Cioè, devi star fermo e dire le cose come te le ha scritte il regista, insomma, no? Per me innanzitutto è stato un onore lavorare con Roberto e con un cast così, con persone veramente fantastiche che mi hanno insegnato tanto. Lavorare con Francesca è stato, allora, fin dall'inizio c'era questa tensione, non sapevo se, insomma, avevo quasi paura, tra virgolette, ad avvicinarmi a lei fuori dalle scene. Ovviamente lei è una persona fantastica, inutile dirlo, ma è veramente dolcissima, però insomma c'era questa tensione, soprattutto all'inizio del set, comunque magari pensavo che sarebbe stato meglio così, fuori dalle scene, rimanere un po', insomma... Devo dire una cosa, però. L'ho chiesto io al regista. Io ho chiesto al regista di non frequentare i bambini e non avere grandi rapporti con i bambini, soprattutto con lei, perché volevo mantenere proprio questa distanza, perché dovevo anche spaventarla, per cui l'ho chiesto. In realtà non sono così. A mio figlio 13 anni non farò mai vedere questo film, perché sennò mi ripudia come madre, però in realtà nella vita vera spero di non essere così. Parlando invece di Maurizio, allora la prima volta che l'ho visto non so, è stata una sensazione strana, perché lui è alto, aveva una giacca nera lunghissima e mi guardava, cioè, serissimo proprio, quindi la prima impressione è stata questa. E invece, insomma, voglio dire, si è creato un rapporto davvero molto bello che è stato utile anche in realtà per stare tranquilla sul set, insomma, è stato bello lavorare con loro. La scena dell'elettroshock ci pensava la settimana prima. Ma magari la settimana prima. Era tutta in tensione. Oddio, la prossima settimana si fa quella scena, ho capito. È straordinario. Io ho chiesto di non incontrare ragazzi, però come fai? Straordinario. Invece la retroscena della scena dell'elettroshock è stato uno scherzo fantastico che il regista ha pensato. Ovviamente il macchinario per l'elettroshock era vero, ovviamente spento, ovviamente. Però insomma, prima, proprio un attimo prima dell'inizio della scena,
Ginevra. Mi fa vedere, guarda, Ginevra, questo qui è vero, insomma, questo macchinario è vero e effettivamente è un po' rotto, quindi c'è la possibilità che qualche scossa elettrica... Io non so, sapevo, cioè io dentro di me sapevo che non poteva essere, nel senso, non poteva essere acceso, cioè, però, non so, lì nel momento di panico io ovviamente sono andata nel proprio pallone. Lo accende e inizia a uscire del fumo. Io avevo voluto vedere la mia faccia, non so che faccia avevo in quel momento e sicuramente tutta la situazione non ha aiutato Maurizio che mi diceva Ginevra allontanati. Quindi, però è stato utile per girare la scena, sì, è stato molto utile questo scherzo. Allora, lavorare su questo set è stato molto divertente, sì. Anche perché lavorare con delle personalità così, insomma, Francesca, Maurizio, non sono delle persone che vedi tutti i giorni, nel senso. quindi questo fare rapporti è stato molto facile perché a parte tutto questo, loro sono persone molto amichevoli e insomma, estroverse. Ti sei trovata molto, sì. Ti sei trovata molto bene. Raccontaci della scena del lago, del bacio. Con Colorado finisce sempre in commento. Fare scherzi. Che dire? Bella scena. Sì, c'è la scena. Sì, bella scena. Perché la volevi fare? Vai, guarda. Sì. Comunque il cast è fantastico. Volevo girare un dramma familiare, più che un horror, nel vero senso della parola. Il mio sogno era girare un film italiano che avesse nell'ultima scena un cambio di genere, perché non è mai stato fatto in Italia. All'estero sì, prendo come esempio il più recente che è Split, di Shyamalan. Lui dichiarò di voler girare un film sulla vita di Billy Milligan, che è un ragazzo, un uomo, insomma, affetto da questa patologia. Lui aveva 24 personalità diverse e Shyamalan in promozione disse di aver girato un film su Billy Milligan, invece era il sequel di Unbreakable. E quindi tutte le persone che pensavano di vedere la storia vera di un ragazzo alla fine invece si ritrovano a scoprirsi spettatori di un film sui supereroi. Cioè è una roba che io ho detto voglio farla e voglio essere il primo a farla, insomma. The Nest è questo, è un dramma familiare, è un film che affronta temi universali come quello della famiglia, della scoperta del mondo oltre il proprio nido, della scoperta dell'altro sesso, insomma tutti i temi di cui si è parlato fino a poco fa, con un finale che ribalta completamente il genere. Il finale non è un finale che voleva far paura, è un finale che voleva lanciare un messaggio su quello che è diventato il mondo adesso, sulle paure che si ha nell'affrontare il mondo oggi, sui muri, sui divieti, sul divieto ad uscire, ad entrare, sappiamo tutti quanti di che cosa sto parlando, e volevo fare un film che avesse come metafora questa roba qui. L'impacchettamento del film, il mondo, l'impatto visivo che ho creato prima di arrivare alla rivelazione finale era esattamente, diciamo, aveva come obiettivo quello di catturare lo spettatore, convincerlo di essere all'interno di una narrazione di un certo tipo per poi scaraventarlo completamente in un mondo opposto nell'ultimo proprio minuto del film. Questo volevo fare. Da diversi anni so cosa prende Locarno, cosa non prende. Quando mi hanno detto è stato preso Locarno, non ci credo, non è un modo di dire qualcosa per farsi, insomma,
è davvero una notizia fantastica per il futuro del film. C'è anche un'altra grossissima selezione che non si può ancora annunciare. Personalmente era il mio sogno, però insomma, spero di poterlo dire presto, ora no.